Buongiorno Gaetano Quagliariello, che ha trascorso una notte di attesa del risultato in mattinata consolidato. Ed è un risultato molto importante dal punto di vista politico, perché la sua elezione è praticamente nell'unico collegio uninominale al Senato vinto dal centrodestra nel centro-sud d'Italia. Allora Quagliariello, intanto le sue sensazioni dopo questo risultato e anche un commento su questa situazione particolare del collegio L'Aquila Teramo, che ha visto un successo della sua candidatura, oltre che della coalizione del centrodestra. Ma innanzitutto buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Io mi scuso, ma ho passato una notte insonne e quindi insomma non sono nella migliore delle forme. Credo, insomma, mi sento un po' come un abitante del villaggio di Asterix, perché è una marea gialla e c'è questo puntino blu che siamo riusciti a preservare. Io credo sia una vittoria importante per l'Abruzzo e che ha anche un significato nazionale. Innanzitutto, com'è nata questa vittoria? Siamo riusciti a considerare le esigenze differenti di più territori. Noi avevamo un problema della provincia dell'Aquila e un problema diverso nella provincia di Teramo. Nella provincia dell'Aquila noi dovevamo confermarci come la forza che può dare una speranza a quella città dopo la vittoria dell'amministrazione. Abbiamo chiesto la fiducia su questo, sappiamo che ci siamo presi una grande responsabilità. Abbiamo riannodato i fili del passato, portando all'Aquila Bertolaso, contro il quale era stata fatta un'ignobile operazione che ci è costata una delle protezioni civili migliori del mondo, ma non lo abbiamo fatto guardando all'indietro con lo specchietto retrovisore, lo abbiamo fatto guardando avanti e l'Aquila ci ha dato fiducia. E poi sapevamo che la provincia di Teramo era un territorio che aveva tutte le ragioni per protestare e dovevamo essere in grado di interloquire questa protesta e non lasciarne la gestione al solo Movimento 5 Stelle. Tutte le ragioni per la crisi bancaria che ha dovuto subire, per la non gestione del terremoto, per la crisi Val di Brata, ragioni che si sono sommate nel tempo, portando un territorio felice a ricoprirsi di una patina di tristezza. E abbiamo dato, secondo me, una voce di speranza e abbiamo retto in un territorio dove la protesta sarebbe potuta esplodere e avrebbe potuto sommergere qualsiasi forza, diciamo, propositiva. E invece la nostra proposta è arrivata, perché abbiamo cercato di parlare al cuore e oltre che alla testa degli elettori. Se mi consente un'ultima notazione, in questo territorio abbiamo lavorato molto bene come coalizione. Vede, la Lega ha fatto un risultato eccezionale, però Forza Italia è riuscita a rimanere la prima forza politica, Fratelli d'Italia ha un risultato che è quasi il doppio di quello suo nazionale e questa è l'unico collegio d'Italia dove persino il cosiddetto quarto polo ha avuto un significato politico, perché sì, i suoi voti sono stati decisivi nella vittoria. Sia al Senato e alla Camera ha dato un contributo notevole alla coalizione superando il 4%. Senta Quagliariello, che scenario si apre ora in Abruzzo, dove comunque il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un risultato assai rilevante e il Partito Democratico che governa la regione ha subito una grave sconfitta? Peraltro c'è anche questa possibilità di regionali anticipate, molto dipenderà a questo punto da cosa farà D'Alfonso in questo scenario. Qual è a suo avviso la situazione che si prospetta per le prossime settimane in questa regione dal punto di vista anche della stabilità politica? Ma io credo che D'Alfonso la sua scelta l'abbia fatta, credo anche che il suo partito sia stato punito, forse anche più che in altre regioni, per quella scelta, perché quando si assume un impegno con gli elettori di una regione non li si abbandona per andare in Parlamento.
Ora ci si deve preparare a fare delle elezioni che diano a questa regione un nuovo assetto, io voglio dire anche un nuovo equilibrio e una nuova solidarietà, perché l'Abruzzo può essere forte e si può riprendere se è unito, e poi anche un nuovo presidente. È evidente che in questo momento la sfida sembra una sfida a due. Quello che è stato, diciamo, un problema al quale siamo stati in grado di reagire, e non è stato facile, e che ci siamo resi conto durante la campagna elettorale, nelle sue prime fasi, che una competizione che era partita a tre era di fatto diventata una competizione a due, tra noi e il Movimento 5 Stelle, perché il terzo contendente si era squagliato. Io ovviamente non auguro, insomma, non posso augurare a degli avversari nulla di male, e quindi evidentemente il PD e la sinistra farà le sue considerazioni, ma è chiaro che in questo momento la sfida per la conquista della regione Abruzzo è tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle. A livello nazionale, Quagliariello, le chiedo uno scenario per il centrodestra che può profilarsi. Ora, centrodestra a guida Salvini, secondo, insomma, gli impegni che avete preso prima del voto. Ma a questo punto un centrodestra a guida Salvini significa che non c'è nessuna maggioranza in Parlamento. Cosa accadrà? Ma io, insomma, attenderei. Io credo che gli impegni presi prima del voto vanno rispettati. Io credo che noi dobbiamo rafforzare il rapporto di coalizione, non indebolirlo, dobbiamo chiedere dignità per tutte le componenti culturali che lo compongono, ma sarebbe un errore terribile se noi, insomma, noi moderati, tra virgolette moderati, ora facessimo gli sdegnati prendendo le distanze da Salvini. Salvini è arrivato primo e questa è una cosa che va accettata. In secondo luogo aspetterei di vedere i numeri, perché è molto importante vedere come finiscono le ultime sfide ancora in dubbio dell'uninominale, e poi bisogna fare anche il computo dei seggi che verranno utilizzati e verranno riassegnati per quelle forze che non hanno raggiunto l'1% o il 3% se si sono presentate da sole. Non sono proprio pochissima cosa, no? Perché questa è la sorte che è toccata alla lista della Lorenzin, a quella diciamo così, dei Prodiani, e poi a tutte le liste che si sono presentate fuori dalla coalizione. E questo sono il 5 e il 6%. Quindi io credo che quel 40%, quel 38% che ha preso il centrodestra unito, grosso modo, è destinato il numero di seggi a diventare maggiore. Quindi aspettiamo di vedere anche le forze numeriche della composizione delle due camere. E poi, ovviamente, la politica non è fatta solo di numeri, ma si basa sui numeri, e poi inizieremo a ragionare. Grazie Gaetano Quagliariello, l'aspettiamo in Abruzzo anche per festeggiare la sua vittoria all'Aquila con i suoi supporter nelle prossime ore. Grazie, intanto buon riposo. Grazie. A lei.